Bentrovati amici del web, il video di oggi è dedicato ai semi germogliati, spesso chiamati semplicemente germogli o sprouts in inglese, anche se in realtà quello che noi mangiamo è l'insieme del seme e del suo germoglio. Di che cosa si tratta? La germinazione è quell'evento per cui quando un seme è messo nelle condizioni ambientali di dare inizio allo sviluppo della pianta, germoglia e da duro e secco diventa tenero e carnoso e si schiude cominciando a sviluppare un piccolo germoglio. In realtà molte volte noi attiviamo questo processo magari senza saperlo, ad esempio quando mettiamo i legumi secchi in ammollo, lì comincia ad attivarsi la germinazione anche se non arriva al punto da manifestarsi visibilmente, ma è sufficiente ad esempio ad inattivare molti principi antinutrizionali. Oppure i cereali per fare la birra, tipicamente l'orzo, vengono fatti germinare durante la trasformazione in malto. Sempre i cereali possono essere fatti germinare prima della loro cottura, ad esempio il riso come il germinated brown rice che piace ai giapponesi, per cui si dà avvio alla germinazione fino alla formazione di appena un piccolissimo germoglio sul chicco prima di cuocerlo. Qui oggi però noi parliamo della germogliazione completa per il consumo diretto di semi germogliati come verdura, cioè il prodotto della germinazione dei semi fino alla nascita del primo germoglio della futura pianta, normalmente il fusto. Ovviamente un fusto molto tenero e poco fibroso che si spinge per qualche centimetro fuori dal seme in modo da uscire dal suolo, in modo che le prime foglioline possano nascere alla luce del sole e cominciare a fare fotosintesi. E questo accade normalmente nel giro di qualche giorno, fino a una settimana o 10 giorni. I germogli per uso alimentare si fanno soprattutto con 4 famiglie di semi. I più diffusi nei nostri supermercati sono quelli di legumi, in particolare quelli di soia vera e propria o quelli del fagiolo mung, poi quelli di alfalfa, erba medica, di trifoglio, clover e di pisello. Poi sono molto apprezzati quelli delle brassicacee, come i germogli di broccolo, di senape, di crescione, di rapanello, poi ancora quelli delle liliacee, come i germogli di aglio, di cipolla o di erba cipollina, e infine quelli di cereali come riso, mais e frumento. Ma di fatto tutti i semi maturi a cui non sia stato rimosso il germe possono essere germogliati: anice, finocchio, melone, girasole, zucca. Gli unici germogli che si sconsigliano sono quelli delle solanacee, pomodoro, patata e melanzana, perché concentrano molta solanina. Non appena si riattiva in seguito all'ammollo c'è una specie di risveglio, un'esplosione di attività enzimatiche e metaboliche. Il seme da dormiente che era diventa una specie di cantiere ferventissimo, cioè un germoglio vitale. Per vitalità biochimicamente si intende l'attivazione di una miriade di enzimi e quindi tutta un'esplosione di lavoro enzimatico, attività e trasformazioni all'interno di quel seme per prepararlo a diventare una pianta. Ora, questo ai fini nutrizionali non ha, che noi sappiamo, particolari vantaggi, perché quegli enzimi poi nello stomaco per lo più si denaturano, quindi non so come dire, l'idea di mangiare un cibo vitale a molti suona bene, come se ci potesse trasmettere un po' della sua vitalità, ma è un concetto che si limita a livello psicologico, non abbiamo alcun parametro biologico per dire che questo faccia bene. Magari la scienza che non c'è ancora arrivata, per carità, magari tra 100 anni avremo un test per misurare la cosa e concludere che mangiare un cibo vitale ci trasmetta vitalità, ma ad oggi è solo una convinzione non scientifica. Quello che invece possiamo vedere e commentare dal punto di vista nutrizionale è come il lavoro di tutti questi enzimi cambi il profilo nutrizionale nel passaggio da seme a germoglio. E qui ce n'è parecchio, essenzialmente in 3 aree. Primo, digeribilità. Secondo, riduzione di componenti antinutrizionali. Terzo, arricchimento del profilo nutrizionale e formazione di fitocomposti protettivi. Cominciamo dalla digeribilità. Molti degli enzimi attivati con la germinazione sono enzimi idrolitici che trasformano composti complessi di riserva come proteine, amidi e lipidi in composti più piccoli e semplici e utilizzabili a scopo energetico e strutturale. Quindi il seme diventa per noi più facilmente digeribile. Al contempo il lavoro enzimatico riduce molti di quei componenti tossici o antinutrizionali che si possono trovare nel seme crudo. Nei legumi la germinazione, come anche l'ammollo e la cottura, diminuisce il contenuto di lectine o acido fitico che può ridurre l'assorbimento di alcuni minerali. Al contrario, con la germinazione si formano dei chelati tra minerali e proteine che rendono i minerali più facilmente assorbibili perché possono sfruttare i canali di assorbimento degli aminoacidi. Ma soprattutto il lavoro degli enzimi è anche volto a produrre nuove sostanze, non solo a scopo energetico e strutturale, ma anche a scopo regolatore, per dirigere e sostenere lo sviluppo della pianta. Dal nostro punto di vista questo significa la formazione di nuove vitamine, nuovi fitocomposti che si liberano minerali, che migliorano la qualità proteica, eccetera. In buona sostanza il seme non solo diventa più digeribile e si riducono i componenti indesiderabili, ma si arricchisce nutrizionalmente.
La germinazione a scopo alimentare si fa da secoli. I cinesi mangiano i germogli di soia e mung fin dall'antichità e già verso la fine del Settecento qualcuno osservò che far germinare i semi conferiva loro proprietà antiscorbutiche che i semi non avevano. Oggi sappiamo che è perché con la germinazione aumenta il contenuto di vitamina C. Ma lo studio più sistematico della loro composizione nutrizionale fa parte della scienza della nutrizione degli anni 70, per cui è in quel periodo che troviamo la maggior parte delle informazioni che ci interessano oggi. Il primo studio più sistematico è del 1975 di Fordham e colleghi, che misero a punto un metodo per la germogliazione domestica utilizzando delle spugne di cellulosa, che ha il vantaggio di richiedere meno lavaggi rispetto al metodo più comune del vaso di vetro, e fecero un profilo nutrizionale più completo di germogli di pisello e di fagiolo. L'unico problema è che in questo studio i risultati di composizione vengono pubblicati sul peso fresco, che non è molto utile per fare il confronto perché ovviamente, come si vede anche nella tabella, i semi contengono meno del 10% di acqua, mentre i germogli sono idratati per oltre il 90%, quindi è ovvio che in proporzione tutti i nutrienti si diluiscono. Vedete, le proteine passano da circa 20 a circa 4%, i lipidi da 3 a 0,5, i minerali anche, si diluiscono, le vitamine B anche, ma già lo intuiamo che la riduzione non è proporzionale. Guardate ad esempio la vitamina B2, è più o meno uguale nei germogli che sono diluiti circa 10-15 volte, quindi lo intuiamo che in realtà è aumentata di 10-15 volte passando dal seme al germoglio. E poi, cosa clamorosa, nonostante la diluizione, la vitamina C, guardate, passa da un contenuto tra 2 a 9 mg a un contenuto tra 20 e 50. Ad esempio, nel primo delle varietà di fagiolo passa da 2,4 a 42,2, quindi 18 volte in più, ma l'acqua era passata da 7,3 a 92,7, quindi 13 volte più diluito. Vuol dire che nel passaggio da seme a germoglio la vitamina C è aumentata di 230 volte. Per non dover stare a fare noi questi calcoli, in realtà la cosa da fare sarebbe riportare i risultati sul peso secco, che è quello che infatti venne fatto in tutti gli articoli pubblicati successivamente. Ad esempio in questo qua del 1979 di Hamilton sui semi di alfalfa, l'erba medica, qui vedete i dati rapportati al secco, la vitamina C qui è già alta in partenza, ma triplica nei germogli dopo 72 ore e quadruplica dopo 120 ore. Se la germinazione avviene alla luce, la riboflavina più che triplica dopo 120 ore, il ferro aumenta di qualcosina, gli aminoacidi essenziali anche aumentano. Ora non è il caso di fare la rassegna di tutti, le condizioni di germinazione sono variabili, dipende da cosa c'è nell'acqua, cosa c'è nel seme di partenza, se si usano dei substrati particolari per la germinazione, poi dipende dalla temperatura, dal tempo di germinazione, dalla luce, eccetera. Quindi non possiamo pensare di dare numeri esatti. Avete già visto ad esempio che nel primo studio la vitamina C era aumentata fino a oltre 200 volte nei germogli di fagiolo, nel secondo era solo quadruplicata in quelli di alfalfa. La vitamina B2 qui è triplicata, nei germogli di avena aumenta fino a 12 volte. Però quello che possiamo dire e che si osserva in modo sistematico è che durante la germinazione c'è un aumento marcato della vitamina C e di molte vitamine del gruppo B, in particolare la B2 e poi la B1, la B3 e l'acido folico. Questa è una tabella che ho preparato io usando il database della USDA, confrontando i semi con i germogli di mung, quelli che trovate più facilmente al supermercato. Ho rapportato i dati al peso secco e vedete che la vitamina C aumenta di 26 volte, la B2 di 5 volte, la niacina triplica, la B6 raddoppia, la vitamina K aumenta di 35 volte. Per quanto riguarda le proteine, l'aumento è variabile, a volte aumentano in modo marginale, a volte fino anche a raddoppiare. Quello che però è costante è l'aumento della loro qualità, cioè della proporzione di aminoacidi essenziali, che noi non siamo in grado di produrre, ma la cellula vegetale sì, tipicamente perché converte la prolina in lisina. E infine, come già detto, diventano più facilmente digeribili per l'azione proteolitica degli enzimi. Per quanto riguarda i minerali, se questi si trovano nell'acqua di germinazione, il loro aumento può essere considerevole, ma in ogni caso diventano più biodisponibili per il lavoro degli enzimi, ad esempio perché liberati dall'acido fitico o dall'acido ossalico o perché attaccati alle proteine. La fibra anche cambia in composizione, in particolare aumentano cellulose e emicellulose che vengono prodotte consumando l'amido. Per quanto riguarda invece i fitocomposti, negli anni 70, quando si facevano tanti studi sui germogli, non si misuravano, però se andiamo ad esempio a prenderne uno più recente, come questo di Lopez Cervantes sui germogli di broccolo, negli ultimi anni ci sono stati un po' di studi clinici sui germogli di broccolo che hanno evidenziato il potere antiossidante, antitumorale e gli effetti benefici nei pazienti diabetici. Ma noi limitiamoci alla composizione. Innanzitutto guardiamo le proteine. Questo è uno dei quei casi in cui più che raddoppiano. Vedete, contenuto sul secco da 27 grammi, nel seme a 43 grammi dopo 11 giorni di germinazione, ma già dopo 5 giorni sono a 39.
In questa tabella invece ci fa vedere i polifenoli e i flavonoidi, vedete che anche loro aumentano molto significativamente rispetto al seme, con un picco a 5 giorni di germinazione. Siccome sono piccoli e vulnerabili, i germogli spesso producono fitocomposti di difesa che però per noi sono spesso protettivi, come gli isotiocianati nel caso delle brassicacee o l'aminoacido canavanina nell'alfalfa, entrambi noti per avere effetti protettivi nei confronti del rischio tumorale. In questo studio specifico in realtà il sulforafane, che è l'isotiocianato caratteristico dei broccoli, diminuisce inizialmente rispetto al seme e poi riprende ad aumentare, ma questo dato a me dice poco perché nel broccolo la maggior parte è ancora presente come glucosinolato precursore, quindi avrebbe avuto più senso misurare anche la glucorafanina. Chi aveva visto il nostro video su broccoli e su brassicacee se lo ricorderà come funziona il metabolismo dei glucosinolati in isotiocianati, ma insomma non andiamoci adesso a impegolare in altre questioni. Questa vaghezza nei numeri, che in genere reca sconforto a chi ha la mente da ingegnere, in realtà in biologia è perfettamente normale. Chi mi conosce sa che i conti di calorie, di nutrienti, ancora più di micronutrienti, vitamine, minerali, fitocomposti, sono numeri utili solo quando si studia un alimento per farsi un po' un'idea di cosa contiene, di cosa apporta, della misura spannometrica con cui copre i nostri fabbisogni, ma poi nessuno nella pratica deve mai mettersi a fare i conti di quello che mangia. È un'impresa disperata, difficilissima, con margini di errore enormi e soprattutto assai poco utile. Cerchiamo piuttosto di estrarre l'idea generale da tutto quello che abbiamo visto, e che è questa: i germogli sono un alimento nutrizionalmente molto valido perché contengono tutti gli elementi di cui ha bisogno la nuova pianta per nascere e crescere. Quando facciamo germogliare un seme attiviamo tutta una serie di enzimi che lo rendono più digeribile, aumenta il contenuto, la qualità e la biodisponibilità di proteine, vitamine e minerali, vengono prodotti fitocomposti protettivi per la nostra salute e vengono invece ridotti o eliminati componenti antinutrizionali. E nella pratica invece come ottenerli? Per fortuna sugli scaffali dei nostri supermercati, che fino a pochi anni fa si limitavano a commercializzare i germogli di mung, quelli bianchi e un po' cicciotti, oggi sono sempre più diffusi i germogli di legumi vari e di altre specie botaniche. Per farli in casa ci vuole un po' di pazienza, ma operativamente è abbastanza semplice, e per farvi vedere come si può fare pubblicherò tra qualche giorno, per chi è interessato, un breve tutorial su questo canale. Per chi invece ha bisogno di idee su come incorporarli nella dieta, sia crudi che cotti, trovate sul nostro sito www.spaziosfera.com un articolo con 10 idee per consumare i germogli, ma ovviamente esistono come sempre infinite possibili declinazioni sulla base dei gusti e della creatività personale. Qualche idea la potete trovare anche sul nostro account Instagram, dove abbiamo pubblicato alcune foto di piatti con germogli per la nostra campagna hashtag Prima la Verdura. Per oggi invece io mi fermo, vi ricordo il nostro indirizzo email veryfood@spaziosfera.com, vi invito a seguirci appunto anche su Instagram, su Facebook e su Twitter, e poi come sempre la cosa da ricordare è questa: vita quieta, mente lieta e moderata dieta, tutto chiaro, Very Food.